Il legame di Lucio con Sorrento è durato quasi 50 anni. È iniziato nel settembre del 1964, quando al seguito di una band musicale romana, i Flippers, venne al Fauno Notte Club, il club che avevano aperto i due giovani e bellissimi fratelli Annunzi, Franco e Peppino Annunzi. Lucio stupiva tutti, tutte le sere, perché inventava un suo jazz, che chiamava scat jazz, e produceva in un inglese che non era inglese, ma riusciva con questo a affascinare tutti. E quindi questa amicizia con i fratelli Annunzi e questa amicizia con Sorrenti inizia allora e continua nel tempo. Devo dire che in quelle serate, ad una di quelle serate partecipai anch'io, c'era un dopo la serata al Fauno Notte che coinvolge un posticino qui vicino, cioè la Ripetta. La Ripetta era la pizzeria ristorante, qualche vedo amico della mia stessa età, qualche alunno si ricorderà che la Ripetta era il ristorante pizzeria che era aperto fino alle 3 di mattina. Quindi tutta la band musicale dei Flippers con i fratelli Annunzi, una sera anch'io, venivamo a mangiare la pizza alla Ripetta. Questo è il primo legame incredibile che fece scoprire a Lucio, che non conosceva fino allora Sorrento anche dal punto di vista gastronomico, la bellezza del nostro paese, la ricchezza del nostro paese, di cui si innamorò. E si innamorò sulla barca degli Annunzi del mare, ma lui era già innamorato del mare da bambino, perché la madre Iole lo portava a Manfredonia tutte le estati. La madre Iole era una stilista, una modista, che creava abiti per le signore di Bologna, e poi d'estate si trasferiva a Manfredonia col bambino, e a Manfredonia, diciamo, continuava a vendere i vestiti allargandoli un po'. Aveva una sua assistente, una donna molto bassa ma simpaticissima, che provvedeva ad allargare i fianchi dei vestiti per le signore di Foggia o di Bari. Ebbene, Lucio si innamorò di Sorrento, ma si innamorò anche dell'ospitalità di Sorrento, della storia, della cultura, delle tradizioni. Ebbene, iniziamo questo viaggio. Francesca ed io abbiamo riflettuto su cosa offrirvi in questa serata celebrativa e abbiamo scelto il periodo più ricco, meraviglioso, creativo di Lucio. Successivamente ci sono state anche altre composizioni famose, ma certamente questo periodo, che va dal 1971 al 1986, cioè da 4 marzo 1943 alla nostra, posso dire, Caruso, che coinvolge di nuovo Piano di Sorrento, Marina di Cassano e i cantieri navali di Marina di Cassano, ma ci arriviamo dopo. Quindi iniziamo a sentire la meravigliosa voce di Francesca, accompagnata dai suoi maestri, con due brani. Il primo è appunto 4 marzo 43. Il testo era di una poetessa e scrittrice bolognese, Paola Pallottino, che poi divenne una collaboratrice di Lucio. Lei si presentò a casa di Lucio, bussò e gli diede questo testo che si intitolava Gesù Bambino. Tuttavia, appena Lucio lo propose per la registrazione anche in Rai, vennero fuori delle obiezioni. E questo è il primo segreto, perché la Pallottino non voleva cedere sul titolo, mentre Lucio disse no, io metterò la data della mia nascita, 4 marzo 1943, e la citazione di Gesù Bambino, come sapete, avviene all'interno della strofa. E ancora adesso che gioco a carte, bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. Ebbene,
questa ragazza messa incinta presumibilmente nel periodo della fine della Seconda Guerra Mondiale non è presentata da Lalla, anche perché c'è un elemento biografico che è il segreto dei segreti, che poi alla fine vi dovrò rivelare. Diciamo che questa ragazza, pur rimanente incinta per un unico, diciamo, incontro d'amore con uno straniero, con una persona che praticamente è scomparsa, non è mai negativa, è una ragazza che guarda alla luce del sole, è una ragazza che, consapevole che quell'uomo non tornerà più, ma appare tuttavia serena, orgogliosa del frutto di un unico atto d'amore che si porta in grembo. È una scena veramente toccante di come questa ragazza vive questa maternità derivando da un unico atto d'amore, con un senso di fiducia nel futuro, quella fiducia nel futuro che ispira tutto il mondo di Dalla. La seconda canzone che vi canterà Francesca è Come il profondo il mare. Qui vi prego un po' di attenzione. Il 1976 è una data cruciale nella storia di Lucio Dalla. Lucio Dalla fino allora ha collaborato con un poeta bolognese, Roberto Roversi, comunista, diciamo, combattente, che aveva una libreria, era un grande poeta, ma molto ideologizzato. E Lucio era rimasto un po' prigioniero di quella visione ideologica di sinistra che lo portava a seguire Roversi anche nell'occupazione delle fabbriche, nei momenti, diciamo, più roventi delle contestazioni operaie. Però, pur essendo sensibile a queste problematiche, Lucio aveva una dimensione assolutamente poetica. Per cui nel 1976 si verificano tre episodi che ho rivelato nel mio primo libro. Primo, muore la madre Iole, alla quale era legatissimo. Esisteva un vero e proprio complesso edipico tra Lucio Dalla e la madre, ma su questo non abbiamo il tempo di approfondire. Secondo, rompe con Roberto Roversi e acquista l'assoluta autonomia creativa sia nei testi sia nella musica. E terzo, e questo lo ha rivelato, non so se è presente Antonio Manzo, il direttore del quotidiano di Salerno, è presente? Non c'è il direttore? No. Direttore, buonasera, grazie di essere venuto. Ti ricorderai che a Matera il padre domenicano, che era il confessore di Lucio Dalla, te lo ricordi, a Matera, ci rivelò che Lucio Dalla, a dispetto di tutte le interpretazioni, padre Giovanni Bertuzzi era il suo confessore e lui si comunicava e, diciamo, frequentava i sacramenti con una notevole assiduità. Quindi in quella 1976 Lucio, e questa è l'altra rivelazione che venne fuori a Matera, ti ricorderai, ebbe un'emorragia allo stomaco e fu operato all'ospedale maggiore di Bologna. Quindi lui sfiorò la morte, e c'è quel professore, ti ricorderai, che è di Matera e che è stato il suo più grande amico, e qui dovremmo rivelare la storia che Lucio Dalla portava tutti i cantanti amici suoi in visita al professore, anche se avevano male al piede li portava tutti dall'esperto di gastronomia, ma Lucio era fatto così, riuscì a trascinare ad una visita addirittura Luciano Pavarotti, facendo rivoluzionare tutto l'ospedale per quella visita. Ebbene, Come profondo il mare, questa primo testo di Lucio è, non rinuncia ai riferimenti sociali, ma è la sua fase creativa che ispira poi tutta la sua poetica. Quindi vi prego di è vero che Roberto Roversi, il suo collaboratore comunista, gli disse che si era venduto per un niente. Invece poi oggi possiamo dire che Come profondo il mare è una canzone profetica che ispira tutta l'opera di Dalla. Grazie Francesca.